Benvenuti, primo incontro con i palloncini. Occorrente una pompetta e due palloncini. Prima struttura il bruco. Prendete il palloncino, lo infilate così, tenete con l'indice e il pollice il palloncino e lo gonfiate e lasciate quattro dita sgonfie. Quindi inserite il palloncino, pollice e indice qui, e gonfiate fino a lasciare sgonfio circa 4 dita. Vedete? Vedete più o meno 4 dita di palloncino sgonfio. Ruttino, fate uscire un po' d'aria. Avete sentito? Il nodo. E cominciamo a lavorare. Bolla semplice. Ci siete? La rifaccio. Bolla semplice, torsione a giro, ci siete? Bolla semplice, torsione a giro, altra bolla semplice. Quindi ricapitolando, abbiamo bolla semplice, torsione a giro, bolla semplice, torsione a giro identica alla precedente. Quindi prendete bene le misure, eh? Quindi avete questa vale 1, questa vale 4, questa vale 1, questa vale 4. Diciamo che circa 4 volte più grande. La torsione a giro è 4 volte più grande della bolla semplice. 1, 4, 1, 4, 1. E ancora 4. Se avete mantenute queste 4 proporzioni, più è fatto. Bolla semplice, bolla quadrupla, bolla semplice, bolla quadrupla, bolla semplice, quadrupla. Questo movimento è tipico della spada, è come se avete fatto tre elze della spada, tre fodere della spada. Uno, due e tre. Penso che sia. Lo rifacciamo? Lo smonto. E uno e due. Arrivati qui, abbiamo già la testa del bruco, questo nodo va nascosto qui sotto. Vedete? Il nodo lo nascondete qui sotto. E avete questo, lo mettiamo da parte e ci prepariamo il secondo pallone. Gonfiamo circa 2-3 cm, anche diciamo 4-5 cm, questo pallone. A un certo punto lo chiudiamo. Bruttino, lo chiudiamo, il nodo l'avete visto più o meno, cerchiamo di far salire sopra tipo una lungitura al contrario, vabbè, diciamo che spostiamo l'aria verso il centro, ok? Lo rifacciamo, diciamo che siamo partiti da qui, giusto? Da qui, ruttino, chiusura. Non spingere più in su, non è facile, però piano piano, specie se i palloni sono di buona qualità, è possibile. Arrivati qui, spezzate a metà, fate una piegatura qui, ok? Riprendiamo il corpo del bruco, ok? Abbiamo questo e questo. Vedete? Faccio una bolla qui, creo la testa con una bolla, ok? E riportiamo, ecco. Piange il bruco, okay. Poi stesso discorso che abbiamo fatto col pallone 2, cerchiamo di far arrivare con questa lungitura al contrario, così. Vedete? Uso le mani in questa maniera qui come se fosse un canale, un canaletto, okay. Volendo potete fare anche il modo, quindi rifacciamo, guardate. Così, dopo le dita il passaggio all'aria. Così, e poi piano piano, ecco qui, chiudiamo. E qui abbiamo un bruco che potete decorare come meglio credete. Avete capito? No, eh? Proprio. Non è uscito nulla di